Cari fratelli e sorelle, entriamo giorno dopo giorno nel vivo dell'anno santo della misericordia. Con la sua grazia il Signore guida i nostri passi mentre attraversiamo la porta santa. E ci viene incontro per rimanere sempre con noi, nonostante le nostre mancanze e le nostre contraddizioni. Non stanchiamoci mai di sentire il bisogno del suo perdono, perché quando siamo deboli la sua vicinanza ci rende forti e ci permette di vivere con maggiore gioia la nostra fede. Vorrei indicarvi oggi lo stretto legame che intercorre tra la misericordia e la missione. Come ricordava San Giovanni Paolo II, la Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la misericordia e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia. Come cristiano abbiamo la responsabilità di essere missionari del Vangelo. Quando riceviamo una bella notizia o quando viviamo una bella esperienza, è naturale che sentiamo l'esigenza di participarla anche agli altri. Sentiamo dentro noi che non possiamo trattenere la gioia che ci è stata donata. Vogliamo estenderla. La gioia suscitata è tale che ci spinge a comunicarla. E dovrebbe essere la stessa cosa quando incontriamo il Signore. La gioia di questo incontro, della sua misericordia, comunicare la misericordia del Signore. Anzi, il segno concreto che abbiamo davvero incontrato Gesù è la gioia che proviamo nel comunicarlo anche agli altri. E questo non è fare proselitismo. Questo è fare un dono. Ma io ti do quello che mi dà gioia a me. Leggendo il Vangelo vediamo che questa è stata l'esperienza dei primi discepoli. Dopo il primo incontro con Gesù, Andrea andò a dirlo subito a suo fratello Pietro. E la stessa cosa fece Filippo con Natanaele. Incontrare Gesù equivale a incontrarsi con il suo amore. Questo amore ci trasforma e ci rende capaci di trasmettere ad altri la forza che ci dona. In qualche modo potremmo dire che dal giorno del battesimo viene dato a ciascuno di noi un nuovo nome in aggiunta a quello che già danno mamma e papà. E questo nome è Cristoforo. Tutti siamo Cristofori. Cosa significa? Portatori di Cristo. Il nome del nostro atteggiamento. Un atteggiamento di portatori della gioia di Cristo, della misericordia di Cristo. Ogni cristiano è un Cristoforo, cioè un portatore di Cristo. La misericordia che riceviamo dal Padre non ci è data come una consolazione privata, ma ci rende strumenti affinché anche altri possano ricevere lo stesso dono. C'è una stupenda circolarità tra la misericordia e la missione. Vivere di misericordia ci rende missionari della misericordia, ed essere missionari ci permette di crescere sempre più nella misericordia di Dio. Dunque, prendiamo sul serio il nostro essere cristiani.
e impegniamoci a vivere da credenti, perché solo così il Vangelo può toccare il cuore delle persone e aprirlo a ricevere la grazia dell'amore, a ricevere questa grande misericordia di Dio che accoglie tutti. Grazie.